Io sono Rodi e benvenuti in questo secondo episodio di Modville, la mia città completamente moddata su cui andremo a costruire un po' tutto e prepararci al rilascio di Cities Skylines 2. Oggi continuiamo qua all'inizio, quello che è la parte abitativa della città e poi vedremo cosa migliorare. La scorsa volta abbiamo preparato questa griglia un pochino più organica rispetto alle solite griglie quadrate ed è giunto il momento di riempirla. Non abbiamo ancora niente perché dobbiamo ancora fare il primo level up, quindi non dobbiamo preoccuparci troppo di dover piazzare parchi o altre cose perché manca ancora un bel po' a quello. Quindi andiamo a riempire la zona. La scorsa volta vi ho detto che volevo mettere comunque delle casette anche sotto il ponte ed è quello che andremo a fare adesso. Come? Usando una combinazione di due mod, Find It, che ci permette di trovare tutti gli oggetti nel gioco, anche quelli che non potremo piazzare normalmente, e Rico, che ci permette di piazzare le case e fare in modo che rimangano lì, vengano abitate e non spariscano. Quindi andiamo a filtrare, voglio delle residenze normalissime, magari delle 3x3 mi vanno più che bene, e direi che possiamo già andare con queste. Vedete che mi dice che comunque le vuole roadside, ma non è un problema perché le possiamo spostare. Un attimo, questo free zone, ecco qua. Abbiamo sbloccato il nostro primo livello e andiamo a piazzare le casette. Ne piazzerò qualcuna qua e poi andremo a fare un po' di copia e incolla per poi piazzarle normalmente. Ecco qua. Quindi, come le piazziamo? Andiamo a usare la mod Move It che abbiamo visto la scorsa volta e le andiamo a spostare sotto il ponte. Poi facciamo anche una copia e andiamo a piazzare dalla parte opposta. In questo modo possiamo metterci un pochino meno. Anche qui andiamo a prendere la casetta con Move It. Andiamo a girarla e piazziamola sotto il ponte. Facciamo una bella copia e la mettiamo dalla parte opposta. Ecco qua. Perfetto, poi andiamo a prendere un'altra casetta, ne mancano ancora un paio, direi di girarla, anche se non so bene dove sia l'ingresso di questa, ad essere sinceri. Boh, giriamola così, non importa, la mettiamo dove deve stare, qua, e andiamo a fare un'altra coppia. Coppia che possiamo mettere a sinistra del palo, va benissimo. Infine l'ultima casetta, andiamo a girarla e mettiamola qua. Perfetto, e andiamo a copiare di nuovo. Giriamola un'ultima volta e piazziamola. Vedete che adesso sotto il ponte avremo comunque delle casette abitate e non ci sarà un brutto vuoto inutile. In più possiamo andare a piazzare con le path quando arriveremo a 1600. In questo modo andremo a riempire anche qua in mezzo senza lasciare un vuoto. Abbiamo un'ulteriore richiesta di industria, abbiamo una richiesta di servizi di raccolta di spazzatura, eccetera, quindi è giunto il momento di farli. Per quanto riguarda la spazzatura, credo che metterlo qua sia il punto migliore. Andiamo ovviamente col riciclo, non con la discarica, che la discarica si riempie, il riciclo no. Per cui facile così. Dobbiamo anche piazzare giù una clinica, visto che abbiamo due cose relativamente vicine. Io la clinica la piazzerei qua in mezzo, così può andare sia da una parte che dall'altra. E andiamo a soddisfare un pochino questa richiesta. Quindi usiamo Picker, che vi ho spiegato la scorsa volta, per selezionare questa strada. Andiamo a riempire. Ecco qua, e riempiamo un pochino questo. Non credo che basterà soddisfare la richiesta, quindi andremo poi a farne un altro quando sarà tutto costruito. Intanto possiamo continuare qui. Possiamo riempire anche questo di zona abitativa senza problemi. E direi che possiamo anche riempire questo. Lascerò questa parte qui, che la facciamo commerciale, tanto per cambiare un pochino, fare un po' di varietà. Ok. Adesso non costruiremo altri residenziali per il momento perché abbiamo da zonare e quindi andiamo a fare un pochino di infrastruttura.
Cosa voglio dire? Voglio dire che voglio allungare un pochino il discorso qui delle autostrade. Voglio vedere un pochino dove mi porta la fantasia e come andrà a finire la situazione. Per cui io direi che per il momento ci adattiamo al terreno. Arriviamo fin qua, perfetto. Ok, e tiriamo dritto magari un altro 50. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Qua è tutto completamente piatto, quindi qua credo che faremo una bella zona di agricoltura. Questo è troppo distante. Ok, adesso è giusto. Sì, abbiamo una zona di agricoltura qua e qua possiamo fare altre abitazioni, quindi ottimo. Direi che possiamo già iniziare a pensare a un collegamento. Per cui io direi di piazzare un'intersezione prima dell'agricoltura che porti verso il basso, in modo che possiamo sempre andare alla zona abitativa anche. Una bella cosa 4 non mi dispiacerebbe, però anche un'intersezione a 3 andrebbe comunque bene nel caso. Una roundabout park law sembra abbastanza carina, però non è molto quello che sto cercando, quindi forse conviene guardare qualcosa di diverso. Forse una diverging windmill. Sì, la diverging windmill sembra quello che io stia cercando. Molto bene, quindi direi di aggiungere un altro. Magari 20 o 30 unità qua. 30 va benissimo. E adesso piazziamo la windmill. Perfetto. Ora, mi interessa avere un'autostrada che attraversa la zona di agricoltura? Assolutamente no. Per cui una bella cosa che possiamo andare a fare è quella di concludere questa autostrada. Andiamo quindi a preparare una stradina. Vi faccio vedere come io creo la trasformazione tra autostrada e strada normale. Principalmente la faccio in questo modo. Quindi mi faccio questa zona dove ho la griglietta, così posso sistemarmela come piace a me. E poi alla parte più alta metto una strada. Vado poi a toglierla, andiamo a riutilizzare l'autostrada, colleghiamo le due, perfetto, e infine andiamo a usare Traffic Manager per dirgli, usando lo strumento Lane Connector, tenete premuto Ctrl e cliccate S, per dirgli di mantenere la corsia in cui sono senza fare cambi, U-turn, cose del genere. In questo modo continueranno dritte sulla strada. Ora, potremmo mettere una strada che segue qua la spiaggia, ma sinceramente quello vorrei pensarci in un momento un pochino più turistico, diciamo. Quindi quello che avrei intenzione di fare sarebbe fare una strada a due corsie, ma larga abbastanza poco, diciamo, come questa qua. Però intanto voglio vedere un po' come cresce la cosa. Visto che sono un gran pollo, da questo momento in poi ho staccato per sbaglio il cavo del microfono, per cui ho perso tutto il mio commento a quello che stavo facendo. Quindi ho deciso di farvi questa sorta di timelapse speedato per 3 per spiegarvi un po' quello che ho deciso di fare. Innanzitutto, stavamo parlando della parte agricolturale, voglio fare questa stradina di collegamento che passa dalla parte sotto e vada a collegarsi in modo che l'autostrada non sia l'unica via. Poi abbiamo avuto un po' di richiesta industriale e l'abbiamo sistemata. Ho cercato di iniziare a piazzare un po' di residenziale intorno ai nostri due nuclei principali e di mettere un po' di negozi. Tutto questo soltanto sul lato dove la strada ha due corsie. Mai utilizzare quella 3. Quella 3 avrà solo l'alta densitata o niente. Dopo di ciò ho iniziato a costruire una sorta di griglia preliminare per quanto riguarda la parte contadina della città. Quella parte è veramente enorme. Non è che sia così obbligatorio non usare la griglia. Se siete mai stati in campagna, nella maggior parte delle campagne, se non ci sono montagne di mezzo, è tutto a griglia. Perché non c'è motivo di fare degli zigzag. I contadini non devono allungare la strada o non hanno problemi di traffico, quindi ho cercato di fare una cosa simile, più o meno delle griglie 20x20, 30x30, 20x30, eccetera. Non l'ho neanche riempita tutta, letteralmente ho fatto meno della metà della nostra area completa. Ho fatto la parte iniziale, vicino alla nostra strada principale.
per capire un po' quanto terreno effettivamente ho. Non sono obbligato a farlo tutto. Posso benissimo poi togliere il terreno fertile utilizzando Extra Landscaping Tool e andare a metterci qualcos'altro. Però direi che per la parte agricolturale è tutto. Non l'ho più toccata per quanto riguarda il resto del video. Ho deciso che prima di andare a costruire lì e prima di mettere abitazioni lì, perché ovviamente sarebbe stupido mettere abitazioni d'altra parte e far andare a lavorare la gente lì, ho deciso di concentrarmi nell'angolino da cui siamo partiti. Voglio sicuramente andare a mettere tutto l'industriale completo in quel pezzo che avevamo già preparato, quella sorta di curva U, quel ferro di cavallo, voglio riempirlo di industrie e quindi ho bisogno di un pochino più di abitazioni. Poi abbiamo usato anche la mod Move It per andare a copiare e spostare insieme a Find It Rico delle abitazioni sotto quella che è l'autostrada, perché il gioco base non ci permette di metterle. Nella parte centrale poi metteremo anche una stradina pedonale, ma non è questo il momento. Ora, queste abitazioni ho cercato di prenderle un po' diverse l'una dall'altra per non averle tutte identiche. Sono andato anche a prenderle ovviamente basse, non devo fare in modo che crescano fino al ponte, altrimenti nessuna abitazione starebbe mai lì, ad essere sinceri. E una volta fatto ciò, ho iniziato a pianificare un pochino il futuro di quest'angolino, la parte sulla costa dove abbiamo costruito. Non ci farò altro finché non deciderò di metterci magari qualcosa di turistico, oppure un porto o cose del genere, per cui le lasciamo lì. Ho deciso però che c'è un pezzettino che voglio riempire, visto che per fare tutte quelle industrie ho bisogno di parte abitativa, ed è la parte che abbiamo tra le nostre abitazioni e la parte industriale. Prima di fare ciò però ho sbloccato le strade pedonali e quindi ho iniziato ad aggiungere dei collegamenti. Collegamenti molto importanti perché se i pedoni devono scegliere se fare 10 metri a piedi o 500 metri in macchina, spesso sceglieranno i 10 metri a piedi. Se invece hanno 500 metri a piedi o 500 metri in macchina, allora mi sembra molto difficile che andranno a scegliere il percorso a piedi. Anche qui ho sempre utilizzato Move It per andare a piazzare delle industrie sotto la parte dell'autostrada. Per il momento le ho piazzate solo da un lato, non anche dall'altro. Ovviamente mi sono scordato, per cui andremo a sistemarle nel prossimo episodio. Ho poi usato Traffic Manager e Intersection Marketing Tool per andare a riempire con del pavement il pezzettino tra questi due tipi di strade diverse, tanto per darvi un esempio di come viene utilizzato. E ho deciso di mettere un po' di abitazioni lungo la costa, dove tanto nessuna strada sarebbe mai andata, per avere un po' di abitazioni viste mare, diciamo. Infine è arrivato il momento di fare l'ultima parte residenziale. Ho deciso di fare un boschetto che divida questa parte residenziale dalle industrie e ho iniziato a tracciare una strada che la riempisse interamente. Ho però realizzato che quella sarebbe stata una grossa scorciatoia per le auto, che avrebbero scelto quella strada abitativa invece che una strada a due o tre corsie per fare il giro. Per cui ho deciso di separare le due parti residenziali divise dall'autostrada, fare sempre la solita griglia organica, come la chiamo io, quindi una cosa simile alla griglia, ma non proprio una griglia. E vedete che ho avuto molta difficoltà ad andare a piazzare la strada dove volevo, quindi ho deciso di andare con quello che chiamo metro manuale, quindi ad occhio, misure spannometriche, come direbbe zio Paperone, e poi ho continuato con la griglia. Griglia che, vedete, non è venuta fuori quel gran brutto, diciamo, anche abbastanza bella. E poi, ancora una volta, ovviamente, stradine pedonali. Ho deciso inoltre che voglio comunque collegare le due parti abitative, farlo in questo caso a piedi. Quindi, questo boschetto che andrò poi magari a estendere dopo, ho deciso di inserirci una stradina pedonale di quelle proprio da riserva naturale, quindi da boschetto in ghiaia. In questo modo le persone avranno un pochino di vista, allo stesso tempo si andranno a spostare. Ho poi visto che ci sono alcuni prop di piantine che mi davano fastidio, quindi ho usato Move It per illuminarle e cancellarle interamente dalla mappa, perché tanto non le uso mai. Sono rimasti alcuni rimasugli buggati che vedrete appariranno e scompariranno quando poi vado a muoverli. Vedete che sono già spariti, quindi boh, cose a caso. Alla fine non possiamo aspettarci assenza di bug con tutto questo. In più, ho deciso di non costruire niente sul lato della strada che porta al boschetto. È un boschetto e voglio che rimanga tale, non voglio che sia un boschetto dietro ad altre case. Una volta fatto ciò,
Ho iniziato a costruire il resto della mia griglia organica dall'altra parte della strada, dove devo fare il resto dell'abitativo. E anche qui, una volta costruita la griglia, andiamo a usare delle stradine pedonali per andare a fare dei collegamenti molto brevi. In questo modo ci sarà più facilità di spostamento per i nostri cittadini. Ho esteso poi il boschetto, come vi avevo annunciato prima, e poi ho iniziato a fare una serie di altre stradine di ghiaia tipiche da boschetto che vanno ad attraversare tutto il boschetto, collegano le due parti abitative, collegano anche la strada principale a tre corsie. In questo modo avremo un pochino di divisione. Per cui credo che sia tutto per questo episodio. Ci vediamo nel prossimo.